Buongiorno a tutte amiche, benvenute in questo nuovo video. Allora, faccio questa premessa perché prima di incominciare il video pulizia estrema del bagno, vi volevo spiegare un attimino due cose. Allora, sono andata ad utilizzare per pulire i termosifoni velocissimamente, ragazze, una bacinella di queste qui che si piegano in questa modalità piegata che ho messo sotto il termosifone. L'ammoniaca e la bottiglia, questa qui di plastica vuota. Non vi dico altro perché vedrete durante il video come sono andata a pulire i termosifoni, ragazze, veramente in un secondo, senza fare eccessivi, anzi, diciamo senza fare disastri che facciamo prima. Poi, per quanto riguarda questa spazzola, che ho voluto provarla perché l'ho vista nei video americani, per come la vedo io, è un nì. Cioè, serve per pulire in alto perché questa parte rimane bella ferma, c'è l'altro panno e quindi va bene. Però, per come pulisco io, ragazze, questi arnesi qua sono un impiccio e nient'altro. Quindi, se la volete acquistare per provarla, ok. E se pensate di utilizzarla, se invece pensate che sia la spazzola che vi risolve le pulizie, no, sinceramente parlando. Ma bando alle ciance, vi lascio subito alla visione del video pulizia estrema bagno vecchio e ci vediamo naturalmente alla prossima. Un bacione a tutti. Allora, dopo essere andata a bagnare per bene la spazzola nella parte del panno, vado a passarla in alto, vado a togliere un pochino di ragnatele sul muro, dopodiché vado a pulire la parte alta delle piastrelle. E devo dire che per quanto riguarda le parti alte non è assolutamente male, si maneggia in modo agevole. Però tant'è, come vedete, prendo il mio panno e vado a pulire perché rimane un attimino troppo bagnato. Dopodiché vado a pulire il braghettone in cima, sempre con questa spazzola. E devo dire che per fare questo lavoro non è male, anche se per la parte di sopra avrei dovuto prendere la scala e quindi diciamo che quella parte lì l'ho dovuta pulire in un secondo tempo con la scala. Dopodiché vado a mettere la parte proprio della spazzola, quella ruvida, e vado a pulire la tapparella nella parte dentro, ragazze, sempre con l'acqua e l'ammoniaca. Continuo la mia pulizia della finestra andando a passare per bene tutte le varie rifiniture, il davanzale, tutti i vari contorni, sempre con acqua ammoniaca, dopodiché vado ad asciugare con il panno in cotone i canovacci da cucina. È uscita fuori, ragazzi, un'acqua veramente sporca, perché poi l'ammoniaca è veramente eccezionale per fare questi lavori profondi. Come sapete, io per questi lavori qua utilizzo l'ammoniaca. Continuo la pulizia delle piastrelle sempre col panno in microfibra allo stesso prodotto, mentre per il muro in alto utilizzo questa spazzola e devo dire che comunque mi sta tornando utile. Anche se, amici, ne potevo fare a meno, bastava prendere la scala e salire in cima. Però diciamo che mi sono risparmiata di andare a prendere la scala e salire proprio in alto. E questo non è male. Ho preso soltanto appunto il treppiedi. Continuo pulendo per bene questo armadietto che ho nel bagno, sempre con acqua ammoniaca, tutto nella parte esterna e vado avanti col lavoro delle piastrelle. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. A questo punto vado a svuotare il cestino e lo vado a pulire per bene con lo sgrassatore alla candeggina, perché oggi sto utilizzando veramente tantissima candeggina per la mia pulizia del bagno, sia lo sgrassatore della Chantecler alla candeggina
che il Chief Gel, sempre alla candeggina. A questo punto vado dentro la doccia, che qui veramente lo sporco regna sovrano. Era un po' che non lo facevo, poi oltretutto voi sapete benissimo che il mio bagno è veramente vecchio e si sporca veramente in una maniera indescrivibile che solo chi ha i bagni vecchi come il mio può capire. Continuo in modo veramente energico la pulizia del box doccia. Amici, mi sto portando avanti perché il caldo sta arrivando e poi diventerà appunto difficoltoso effettuare la pulizia così del bagno, anche perché logicamente qui non c'è il condizionatore, per cui si andrà a sudare parecchio. Allora mi comincio a portare avanti sia per prima di andare in ferie e poi prima dell'arrivo appunto del caldo. Devo dare anche qualche merito a questo spazzolone. Mi sta tornando comodo sia per la parte bassa, ma non per gli angoli più nascosti, come vedete, perché sto utilizzando per le rifiniture della doccia, che sono quelle che sono, lo spazzolino quello piatto. Però la spazzola, quella che sto utilizzando, mi sta tornando comunque utile, sia per l'alto che per il basso. A questo punto passo a dare una bella passata proprio anche alla parte in cristallo del box, che poi finirò di pulire alla fine del video, e vado a questo punto sempre con l'acqua e all'ammoniaca a fare la parte bassa di tutte le piastrelle. Vado anche a pulire per bene la parte esterna dell'armadietto e, tanto che apro gli sportelli, vado anche a dare una pulita all'interno, sempre col panno microfibra, acqua e ammoniaca. Sistemo anche la cassettina che c'è all'interno della doccia con tutti i vari prodotti, la vado a igienizzare con l'acqua e lo spray alla candeggina e vado a sistemarla di nuovo al suo posto. Dopodiché, già che ci sono, do anche una bella pulita a questa bacinella, la vado a igienizzare sempre con lo spray alla candeggina e continuo la mia pulizia del bagno andando a pulire tutti gli altri sportelli che mi mancano. E siamo arrivati alla pulizia del termosifone. Prendo la bacinella che sono andata a schiacciare e vado a mettere in questa bottiglia che vi ho fatto vedere prima di plastica acqua e un po' di ammoniaca. Mettetecene quella che volete, non è un problema. Dopodiché vado a versarla sul calorifero e guardate qui la sporcizia che sta uscendo fuori. Sposto la bacinella e vado a pulire, come vedete, l'altra parte del calorifero, ragazze, e in un momento si va a pulire e a igienizzare il nostro termosifone senza usare nient'altro. Guardate qui la sporcizia, non ci volevo credere, ma ancora non è finita, perché veramente in questa maniera qua sono andata a pulirli in modo approfondito. Ed ecco qui nuovamente la bacinella sporca con l'acqua che è uscita fuori dai miei termosifoni. A questo punto vado a versarla dentro il water, naturalmente, vado a pulirla per bene, lascio gocciolare il termosifone, dopodiché andrò a lavarci sotto con un semplice panno in microfibra. Continuo spostando il mobile che ho già pulito esternamente e vado a pulire le piastrelle dietro. Naturalmente vado anche a lavare per bene la tenda, che andrò poi a rimettere subito su dopo averla fatta sgocciolare un pochino, e continuo con la pulizia dei sanitari e il prodotto spray candeggina, appunto, della Chantecler. Oggi, come vi dicevo, vado ad effettuare la pulizia con questi prodotti.
lo sgrassatore alla candeggina della Chantecler, il Chief Candeggina Gel, l'ammoniaca e il prodotto che faccio io all'aceto di alcol. Questi sono i prodotti che sono andata ad utilizzare per la pulizia del bagno di oggi. Continuo a pulire tutte le cose più nascoste con lo spazzolino e devo dire, ragazzi, che è uscito fuori uno sporco che non pensavo. Tutti i vari bordi, tutte le varie rifiniture vanno pulite in modo approfondito un po' tutte le volte. Vado a risciacquare sempre con il panno, i microfibre e l'acqua bella diretta, dopodiché vado a dare una bella pulita alle piastrelle dietro i sanitari e ai sanitari stessi, come vedete. Il mio bagno, come sapete, è vecchio, però dopo averlo pulito veramente prende un altro aspetto. Chi ha i bagni vecchi come il mio, fate attenzione di tenerli sempre molto puliti e igienizzati e sembreranno anche più belli e più nuovi. Continuo con la pulizia del pavimento che andrò a fare in ginocchio oggi perché ho voglia appunto di pulire e di fare veloce. Dopodiché con l'aceto di alcol vado a dare una bella pulita allo specchio perché proprio ci voleva, in tutte le sue parti. Poi passo ad asciugare con uno strofinaccio di quelli per la cucina che però tengo solo per il bagno. Vado appunto ad asciugare tutto col prodotto che faccio io all'aceto di alcol. A questo punto con il Quasar doccia vado a lucidare per quello che naturalmente è possibile i vetri della mia doccia, sia dalla parte dentro con la carta che li vado ad asciugare e sia nella parte esterna. A questo punto vado a mettere sulla tenda da bagnate, amiche, guardate qui, non c'è neanche bisogno di stirarla. Passo a pulire le porte in legno col panno in microfibra bagnato e strizzato, il prodotto che faccio io all'aceto di alcol. Pulite tranquillamente il legno in questa maniera perché non succede niente, anzi dopo si asciuga e non bisogna passare nessun altro tipo di prodotto, amiche. Io vi saluto, vi mando di nuovo un bacione e alla prossima!